Traffico in tilt, grandine e allagamenti si sono verificati oggi nelle Marche a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta su tutta la regione a partire dalle ore 17. La violenta ondata di maltempo ha creato diversi disagi, in particolare nelle province di Pesaro Urbino e di Ancona. In più comuni, a Pesaro, Fano, Cartoceto e Mondolfo, come documentano i tanti video inviati dai nostri reporter di strada, oltre alla pioggia è scesa un'improvvisa grandinata, anche con chicchi di grosse dimensioni. Decine poi le chiamate ai vigili del fuoco intervenuti per rimuovere gli alberi e rami caduti in via Prima Strada a Bellocchi di Fano, in zona Cerbara, a San Costanzo e a Pesaro. Le forti piogge hanno creato ulteriori difficoltà, in particolare a Lido e a Torrette di Fano, dove si sono allagati i sottopassi e gli ingressi di alcune abitazioni. Medesima situazione si è verificata in via Metaure e in via Pisacane, dove l'impianto fognario si è intasato, ci hanno scritto i telespettatori, e le strade si sono allagate per l'ennesima volta, provocando rallentamenti e deviazioni del traffico. Ecco il video segnalazione di un nostro reporter. Io penso proprio che lo scolmatore c'è qualcosa che non ha funzionato proprio bene. Guardate che macello! Non ha risolto assolutamente niente. Quello che era una volta è oggi. Queste foto invece ci sono arrivate da Torrette, dove a causa del vento si sono rovesciati i lettini da mare, i cestini della raccolta differenziata e persino una torretta dei bagnini di salvataggio. Nella città della fortuna si sono registrate forti raffiche di vento, superando i 114 km orari. Per fare il punto della situazione, il sindaco Seri e la Protezione Civile hanno deciso di attivare il COC, il centro operativo comunale. Si è infatti tenuta una riunione nella sala giunta del municipio. Forti disagi anche ad Ancona, dove si è abbattuta una tempesta di acqua e grandine. Molte le strade del centro allagate, tanto da sembrare dei corsi d'acqua in piena.